Questa è un'introduzione a un video che si chiama Riunione 2, l'altra riunione, la seconda riunione, che fa parte di un seminario fatto a maggio del 2018, che è stato l'ultimo seminario. Io i seminari ho fatti sempre gratuitamente, però l'albergo costa, il ristorante costa, molti hanno fatto i chilometri. Adesso faccio dei video e piccoli incontri. Chi vuole sapere cos'è questo? Dice, perché c'è questo? C'ho questo perché qui sono i mantra. Ci sono i mantra. Quindi mi sono messo come in India, no? Seduto con i mantra. Ecco così. Buona visione. C'è un altro pezzo. Riunione. Questo è il secondo video sulla riunione del maggio 2018. Con grande piacere ho scoperto che questi video sono seguiti da molti pizzaioli italiani nel mondo. Oh, cominciamo, mi ha scritto uno, faccio il pizzaiolo, sto a Vancouver. È praticamente in Canada, dalla parte Pacifico. Allora l'ho detto e un altro fa, anch'io sono pizzaiolo, anzi io faccio le pizze guardando i tuoi video, mi vengono bene le pizze, in Brasile. Allora lo vedete in un altro video, fa, anch'io guardo i tuoi video e faccio le pizze a Seul. Adesso lui mi dice a Berlino, fare pizze, cioè, no, cosa mi ha detto il consulente per pizza? No, non ho mai sentito il consulente per pizza. Se avete bisogno di un consulente per pizza, se avete bisogno di una consulenza, chi? Il consulente per pizza? Chi lo vuole guardare? Chi lo vuole guardare? No, lui è bravo, sapete perché è bravo. Dove sei nato? Lui è nato, papà, vieni qua. Anche lui da giovane faceva le pizze. Ti ricordi che ho detto ci sono i pizzaioli che mi seguono nel mondo? Eccolo qua. Lui è di Noto, cioè non è famoso, è di Noto che è un paese. È bravo, oh, è tra pizzaioli, dai, un po' di sugo, dai qua. No, lui è bravo perché ha mandato una donazione alla Onlus. Adesso, chi vuole dare donazioni alla Onlus è molto semplice. O se vive in un condominio può far cadere il condominio se non date donazioni. Cioè, sai, dopo l'11 settembre uno ha di quelle idee. No, potete mandare delle donation, ma non subito, tanto per beneficenza. Qui c'è anche come dare una donazione, costo zero, 5 per 1000. Qui, qui c'è, ripete con me, YouTube, Giorgio Cerqueti, video, la pubblicità, no? Però dietro c'è come dare 5 per 1000. Ringraziamo Pia che l'ha stampato gratis. E voi dico, chi te li stampa? Te lo dico, non so se li stampa anche per te. Per... bacio le mani, eh? Fabiana. Che è Fabiana? Non è? No, non è. Eh? Laura. Non sei tu. No, a uno gli dici Mario? No. Gesù Bambino, sono io. Lauretta? No. Chi sei? Enrico. Ma Ulisse non mi ha insegnato niente? Ulisse, niente? Ulisse con altro qualche scalmanati hanno fatto un palo, gli hanno messo nell'occhio, ci copre. E gli aveva detto, come ti chiami? Ciclope, no? Cioè, nessuno. Allora avevano gli altri ciclopi, non hanno questo con un trave nell'unico occhio, ma chi è stato? Nessuno. È più
più grandi alibi della storia. Ma chi è che ti ha conciato così? Nessuno. Allora il Cicco Bello, questo, oltre che rintronato, si è dato una... E Circe, che trasformava gli uomini in porci e si facevano i porci comodi. E non si può approfondire qua, come faceva? Cioè, a scuola, no? Io ho fatto il liceo classico. La professoressa, ma ci spiega Circe che faceva? Oramai siamo andati avanti, siamo ai promessi sposi, ma che ci frega il promessi sposi? Torniamo a Circe. E Nausicaa? Io ho scoperto che qui il massimo che avete fatto è la terza media. Ripetete. La mia fortuna... Dov'è? Anastasia, vieni qua, Anastasia. La mia fortuna quest'anno che sono andato a votare. Allora, vado a votare, abito a Montemarciano, anzi a Maria di Montemarciano, mi metto in fila con la scheda elettorale e a un certo punto vedo uno con un distintivo 5 stelle, io pensavo che non si poteva fare pubblicità, fa passare una, vabbè. Fa passare un'altra, vabbè. Fa passare, cioè, alla fine dico, oh, stavo per tirare fuori i documenti, ho 72 anni, scusi, no? No, perché dopo il 65 puoi denunciare per offesa all'anziano, cioè c'è la legge. Insomma, alla fine faccio notare due cose che non vanno alla direttrice del seggio e lei, per manifestare il suo disappunto, urla, non potendo urlare perché lei sarebbe, Giorgio Cerquetti ha votato! L'ha sentito anche in corridoio. In corridoio era lei. Io esco dalla stanza e lei mi fa, Giorgio Cerquetti, sì, lei mi fa KGB, no, è russa, no, è russa veramente, mi fa da tempo volevo incontrarti, io dico, oh, questo è il KGB, ce l'ho sempre alle cose. Io dico, abito a Marina di Montemarciano, le fa anch'io. Io abito nella zona Marcianella, anch'io. Io abito in via Gradara, lei fa anch'io. Orco, tu? Dieci B, lei fa 9. Ma io sempre che non l'ho mai incontrata, perché è una salita. Io quando esco vado in discesa e lei abita il numero più su in salita. No, se lei abitava ai numeri giù la vedevo, invece, perché lei sale in macchina e va in su, io scendo a piedi, vado in giù, 10 anni, uno davanti all'altro e non ci siamo visti. Allora, questa simpatica giovane mi ha tradotto il libro Il potere della mente positiva in russo, prima copia a Putin. No, ammiraglio, il libro va a puntare, no, Putin! Vi racconto la barzelletta, vedo certe facce. Allora, il mio amico Angelino Scotti, che dorme con un maglione di cashmere, I love you. Dimmi I love you in russo, dai. Ha capito, capito. Non pare che non lo rifaccia. Poi lei cosa ha fatto? Mi ha presentato anche una siberiana. E io ho contratto. Io oggi ho contraccambiato e gli ho presentato una moldava, scusi. È vero, una moldava. Voi voglio vedere che parlate russo, io non so se questa mente, magari è di Palermo. Allora dimmi come stai in russo. Ecco, che abbiamo dovuto. Tu hai mai abbracciato uno di Palermo? No. No. Allora, vieni qua. Alessandro Ala, no, sapete da dire, Alessandro Ala di Palermo, c'hai soldi per il parrucchiere, abbraccio, sai, no, ma poi dico gli italiani sono strani, vengono da Mugare.
C'è qualcuno che ha perso questo? Grazie al telefono. Chi era? Assomiglia a tuo? È tuo? Basta che non perdi la pazienza, ho proprio detto. Tenete in mano la mano, l'unione tra i popoli. Lui non sa neanche dove l'ha montata, perché non ne frega niente, lui è geografico. Ma ti rendi conto che in Sicilia c'è uno così? Non pensare. Non ha capito chi abbiamo in Italia noi. Alessandro Ava. Ti piace Ava? Prima che si tagli i capelli, lui è come Sansone, tagli i capelli, non conta più. Quanto stai lì, che Ava è venuto apposta per questa scena. Io dammi trovare un italiano, una moldava, fagli un selfie, un self-service. No, tu a me non mi devi toccare, perché io sono in servizio. Siamo i carabinieri, no? Accompagnala. Non metterla incinta, eh? No, che dare, Giorgio, lei ha insistito, ma che ha insistito? Alessandro è un bell'uomo? Glielo vogliamo dire? Caro Alessandro, sei un bell'uomo. Vale il viaggio, torna a casa. La moglie fa, ma che ti hanno detto? Ma mi hanno invitato in Moldavia, in Mosca. Vuoi venire un attimo? Sì, ora dico dove ti invita anche. Questa era una simpatica ragazza, mi si è avvicinata prima a fare Giorgio, io aia, non arresta. Questa qui, no? Giorgio, ti ricordi di me? Sì. Chi sono? Polizia penitenziaria. Come può uno, vedendo lei, tentare la fuga? Io ti ha fatto lo spirito, di, ti aspetto, che cazzo sei tu? Sì, e giro fuori. No, di... Di tuo nome. Io? Sì. Ma che? Allora sei siciliano? Di dove? Napoletano milanese. Io quando sono cresciuto a Milano, ho detto da un po' in giù tutta una razza. Devo essere una negra. Ma una volta, no? Allora, prendi il sottobraccio, ma non stringersi, mi spavento. No, perché sento già che mi stringono di là, cioè delle forze occulte. Allora, la famiglia Cerqueti di Ascoli Piceno, mio padre decide, sai, dopo guerra, di aprire una fabbrica a Milano di radio, perché andavano molto le radio dopo guerra. Allora io e mio fratello, nati nelle Marche, andiamo a scuola, elementari, e ci chiedono, ma voi dove siete? Di dove siete? Delle Marche. Ci abbiamo messo 2 anni a spiegare, perché ci chiamavano i fratelli napoletani. Adesso sono razzista, cioè per loro non da Bologna, dal po' in giù la passa Italia. Tu sei un incrocio tra le varie razze di Napoli, veramente. Basta che ci sto solo, io mi faccio un selfie con te, ma resto, mi dà una certa singola. E no, devo meditare. Lui, puoi andare. Gregorio, senti sta storia che è vera, è vera. Allora, io 50 anni fa partì per l'India, perché è stato il primo, poi mandavo gli amici così. Un certo Lorenzo parte per l'India e torna con i capelli lunghi come Alessandro Ava e la barba un po' più lunga, vestiva di arancione ed era nel 1972, andava al parco Sempione, si sedeva sotto un albero, cantava i mantra e predicava, no? Tutti i giorni. Un giorno arrivano i vigili e lo arrestano.
lo portano a San Vittore, lui era abituato negli asci a Meniglio, si alzava la mattina, cominciava in mangua, nessuno lo voleva, ha fatto una raccolta di firme per metterlo in una cella singola. Alle 4 cominciava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, cielo rispondeva con tutti i santi, le madonne, un dialogo intergiù. E lui cosa faceva? Non aveva più le mutande, all'indiana aveva il perizoma, che è una stoffa così, prendili sotto le palle, tiri a nodi, quindi immagina uno che tira l'ora d'aria, no? Così, d'estate, con i mantra. E si lavava coi secchi, cioè riempiva il secchio e diceva Hare Krishna! Dopo un mese e mezzo c'è il processo, un articolo su Corriere della Sera. Processo, il giudice legge, arrestato Lorenzo Malile, l'accusa senza fissa dimora, firmato così. Allora chiama, dice, mentre non so che avesse firmato, Giorgio Cervelli, dov'è? Ma chi è? Un vigile, dov'è? Non si è presentato, cioè non si è presentato. Ma chi è? Che ore è? Dove? Qua l'ha rilasciato. Si è fatto 2 mesi. Senza motivo. Ancora ne parlo. C'è uno di Gallarate qua, no? Sì. E un attimo qua. Senti che storia è questa. Guarda me. Allora, lo scopo della mia vita era diffondere i mantra sin da bambino. Arrivai 1967, 51 anni fa, io frequentavo Brera, Giamaica, così entro 1967 al bar Giamaica e c'era Allen Ginsberg, capelli lunghi, barba, occhiali, un po' pelato, seduto con la Fernanda Pivano, no? Io entro, lui, Hare Krishna, io Hare Krishna, no? Cercando di imitare la voce da. Era poeta beat. Lui ha scritto una poesia che Guccini ha preso, ha tradotto, Dio è morto e l'ha copiata. Ho visto la gente della mia generazione andare via lungo le strade che non portano mai niente. Ha scritto Allen Ginsberg. Andava di moda in quel periodo prendere le canzoni americane, tradurle e metterci in copyright Made in Italy, no? Per cui cominciava a diffondere i mantra. A un certo punto, 1976, contro dei devoti, non sapevo dove stare, poi ci stavo in una pensione, vedete a casa mia, hanno distrutto la casa, perché poi c'era uno che si è presentato come cuoco. Io vivevo con Giulia, Giulia gli spiega come funziona la pentola a pressione, lui per non farla parte dell'ignorante fa ci penso io, ha messo su il dado, un altro diceva la crisma, esplosa la pentola a pressione e ha fatto un quadro astratto nel soffitto. Dopo avere 10 Hare Krishna in casa, uno dice oh io lo pago il karma. Allora una mattina gli ho detto se uno di voi, c'erano anche delle donne, dormiva nel saccappello, proprio sai, inquadrati, cioè c'era una stanza molto bella con la moquette, dormivano in 10, si alzavano alle 4, il primo c'era l'alpare crino, guarda. Io ho detto se uno di voi stasera non torna con l'indirizzo di una villa fuori Milano vi caccia, ma io scherzo, cioè scherzo. La sera Rubini arriva, Krishna, così va. Ho trovato una villa, ma dove? Gallarate. Ma che è? Allora vado a Gallarate e via volta 19 c'è questa villa bellissima col parco. Villa Marelli, lui è morto, la moglie si è trasferita in un attico e la villa era in affitto. Quando la mi metto una giacca blu, ricordatevi la giacca blu, camicia azzurra, vado là e dico voglio la villa, ma per chi? Io e mia moglie, ma solo voi due, siamo 20 stanze, ma abbiamo degli amici che ogni tanto vengono. Ma di che cosa vi occupate?
libri, traduciamo libri così, no? Un milione. Lui fa un milione. Io no, 900.000, un milione, però questa non la devo perdere, ha distrutto un appartamento a Milano, ha ripreso, certo. Allora fa, fatti trovare da Galli, commercialista, domani. Vado là. Uè, Cioquetti, guarda. Io sento, ricordatevi, quando guardate non battete ciglio. Aveva scritto 800.000 al mese. Hai letto? Sì. Lui ti ha rendi una ferma. Lui non si è accorto che lui ha firmato 800 al mese. Prendo le chiavi della villa, le do a 30 Hare Krishna, che arrivano alle 11 di sera, con i pulmini pieni di libri, alla mattina, sotto la conosco, tutta la. Quelli romani che fanno oh, che è un mantra loro, un inno a Krishna. Arrivano alle 4 di mattina e mi dicono 1, 2, 3, Hare Krishna, poi tamburi. Dopo una settimana arriva uno dei vicini, perché era il parco, 200 firme raccolte, arriva, no, dopo una settimana arriva Marelli, bestemmiando. Io ero al piano di sopra, sento un casino, e un devoto gli fa, vestito da Hare Krishna, fa, buongiorno, ma dove giorni sono questi? Io sento, perché è una villa di Liberty. E il devotino fa, vuol parlare col presidente? Ma dove è? Abbiamo fatto un ufficio a pian terreno, io arrivo, c'è un divano, cioè questi, stracciamo il contratto. Io, perché? Perché tu non mi hai detto che ospitavi gli adoratori di Krishna. Ma non sono adoratori di Krishna. Chi cazzo sono? Gli adoratori. Per allora! Abbiamo 5.000 anni di storia, come devoti, come fa diventare adoratori, no? E andato via arrabbiato. Arriva il vicino, qui c'erano quattro palazzi intorno al parco. La conosci la villa? Arriva a quella più bella villa che c'è. Cioè questi ha dei problemi. Quale? No, io ho delle soluzioni, io ho sempre stato. Chi vuole il maresciallo? Ora. Poi Ruffiano, lui, mi porta dal maresciallo. Imparate, perché la vita è fatta di queste. Io ho vestito da Hare Krishna, lui ho vestito normale. Maresciallo, ho portato il dottor Cerquetti. Eravamo in piedi. Maresciallo Cerquetti. Cerquetti lei ha reato? Sì. Ha puntato una sedia per il dottor Cerquetti, quindi già vedi la laurea. E certo sente la laurea è utile. Ma Cerquetti, una cosa grave, c'è una denuncia con 200 firme, messe nere, rituali satanici. Hanno visto anche la Madonna. Io ho comprato i canottieri, c'era una bellissima ragazza che si chiamava De Cadasi allora, insomma, che prima lavorava in effetti in un night club. Alta, bionda, e si era preso un Sani celeste. Lì c'era un po' di nebbiolino e poi alle 5 le si parlo, Hare Krishna, Hare Krishna. L'ha fotografata e ha detto, lì dagli Hare Krishna è anche apparsa la Madonna. Adesso provvedo, sono andato in una fabbrica, mi sono fatto dare delle tende antisonorizzate, cioè messo tutte tende, cioè, per cui buongiorno, è arrivato uno, mi fa Hare Krishna, sembrava l'ex Luthor di Superman, era già rasato a zero di suo quel giorno, cioè. Serve, vuoi fare un servizio, tu cosa fai? Elettrotecnico, senti, sulla stanza su della torretta non mi puoi fare una radiolina, cioè pago io un impianto, questo traffica 10 giorni, poi si sfrega le mani alla Alex, lo fa, fatto, vedo dei mixer così, mi dà il microfono, faccio Hare Krishna ragazzi, lo so che siamo in tanti, Hare Krishna, perché ho
Prabhupada, mantri, kirtan, poi uno va a fare la spesa e fa, oh sai che sono andato a fare la spesa, ma poi ti ho sentito la radio. Poi c'era il casello autostrada, quello del casello fa, oh, ho sentito, io dico, ma allora qui siamo diventati famosi. Dopo 6 giorni arrivano 4 macchine della Digos. Fa, entra, c'è sempre il solito devotino, ma dov'è il responsabile? Il presidente! No, ma con la voce disarmata, il presidente! E di sopra? Nome, Giorgio Cervelli, io c'era, si chiama la tromba delle scale, no? Perché scendo, sorridendo così, io al posto suo Cervelli non riderei. Io sono devoto, si siedono e fa, ma lo sapete cosa avete fatto? Che cosa era? Era 1978, avevano rapito Aldo Moro, quindi cercavano tutto tondo. Lucianone aveva fatto la radio, ma non aveva tarato la frequenza. Interrotto Pertini, Vianello, il mondiale di calcio, cioè, per quello che ci sentivano tutti, cioè, il mantra rimaneva dai 3 ai 4 minuti, poi sciamolava le lettere. Quindi pensavano che eravamo una copertura delle Brigate Rosse. Allora dicono, va a chiamare Lucianone, lui entra e fa, cosa c'è? Io dico alla Digos, arrestatelo, datemi l'ergastolo, e lui. Alla fine mi hanno ringraziato, dico, ma lo sai che pensavamo peggio? Hare Krishna. Poi gli Hare Krishna fanno i dolci, ho detto date dei dolci, una rimpatriata, Hare Krishna. Ha detto fossero tutti come voi, sai, era il periodo prima linea, Brigate Rosse, prima sparano, poi dicono chi è. No? Lui mi ha detto che ancora parlano di me. Là. Sì, cioè io sono passati 37 anni. Mi ha detto che temono che si siano cadaveri in giardino. Cadavere in giardino e va a scavare. No, ogni tanto mi incontro quello di cadere, poi ancora ne parlo, ma sei 37 anni perché c'è ancora. Lo sai che la Digos mi ha chiamato un'altra volta? Mi chiamano la sede centrale della Digos, che è vicino al Govinda, è il palazzo che nessuno vuole, che ha preso la polizia, da cui c'è il balcone, dove Mussolini ha fatto un comizio e è partita da lì la marcia. E lì poi c'è via Valpetrosa e c'è il ristorante di Hare Krishna. Poi mi chiamano Cervetti, la cosa è grave. Allora entro in una stanza come nei film gialli, uno appoggiato alla finestra per paura che io tentassi di suicidarmi. Con la sigaretta in bocca, il commissario fa, sono 6 mesi che vi teniamo d'occhio, abbiamo foto, adesso tu devi spiegare cosa avete in mente voi. Noi siamo vegetariani, siamo reincarnazione, no? Ci sono pianeti superiori, inferiori, questo è il pianeta mediano, ci diamo da fare. Io ho parlato un po' dei chakra, no? Bisogna far salire la kundalini. Poi l'ingenuità, se uno mangia la carne gli si annebbia la vista, il terzo occhio è bloccato da alcol, tabacco, cioè, ho predicato un po' e fa, sì, ma guarda qua, vedi una foto di una macchina di 4 Hare Krishna, macchine, non dico scassate, ma d'epoca, ecco, si chiamano d'epoca. Guardali qua, foto, guardali qua, foto. E allora, tu mi devi spiegare perché i tuoi entrano a Firenze su alle 9:10 della mattina ed escono a Firenze nord alle 6 di sera. È 6 mesi che vi conto, abbiamo le foto, le prove, le date. Devo spiegare. Perché lì ci sono dei ponti
quindi potevamo mettere della dinamite, tritolo e fa saltare per aria tutto, no? Era fine anni 70, brigatistico. E facciamo tutto così. E ti pare poco? Ma è possibile che i tuoi con le stesse macchine fanno Firenze Sud, Firenze Nord e stanno sempre dentro 8 ore? Che fate in quelle 8 ore? Ma lo vuoi sapere? Sì, c'è un autogrill. E allora? Vanno all'autogrill e vendono i libri. Quando hanno finito tornano a casa. Ma la sapevi questo? Ti viene la milanità, c'è anche accorta, capito? E poi? E poi niente, è l'autogrill, la gente è lì, poi c'è anche la tua lente, cioè. Allora, siccome era vicino al ristorante, io mi sono presato con 4 ricrisma, con le ghirlande in mano e con i vassoi. Allora, quello mi fa, Cerquetti, c'è poco da ridere qua, di tuoi di stare in sala, mettati da solo al primo piano, scortato da 2 con le pistole in tasca. Alla fine faccio, comandante, non è che ti devo dire 6 mesi di indagine buttate via, però c'ho giù i miei, facciamo una festicciola. Eh sì, dai, almeno bene. Arrivo con i vassoi, le ghirlande, ha invitato tutta la Digos, là. Tutta la Digos, là. Fossero tutti come Cerquetti, dai. Quando gli ho detto c'è l'autogrill, non capiva, pensava che voleva far saltare l'autogrill. Io ho fatto apposta a raccontare, c'è l'autogrill. E allora? La gente scende dalle macchine. E allora? Gli vendiamo i libri. E stiamo lì ore e ore, perché portiamo da mangiare, c'è la toilette. Stiamo comodi. Allora si guardano tra di loro e fa. Ma allora non c'è pericolo. Poi ho giù dei vassoi. Alla Digos. Dicevo, digamos. A me non si parla spagnolo. Digamos, vuol dire. Proprio spagnolo. Quindi non bisogna avere paura di una persona sola, di se stessi. Bene, provato a dire questo. Io ho il coraggio di conoscere me stesso. Quindi faccio 7 affermazioni positive per i 7 chakra. Va bene? Primo chakra, gambe, movimento. Quindi il mantra è ovunque e casa. Io vivo qui adesso. L'errore che fanno tutti è che hanno diviso l'universo in casa e fuori di casa. Quindi appena uno si siede da qualche parte, non vede l'ora di tornare a casa per litigare con qualcuno, perché tutti i litigi avvengono in casa. Quindi provate a dirlo, ragazzi, ovunque e casa, con gioia e con amore, il viaggio continua. Inizio a ragionare con i viaggiatori. Questo è il primo chakra. Elemento terra, terra. Secondo chakra, elemento acqua. Acqua, emozioni, sessualità, emozioni. L'affermazione è questa. Ripete con me. Il mio corpo può dare e ricevere piacere. La mia mente può dare e ricevere piacere. L'errore è che molti, per avere, mettiamo, rapporti sessuali, si spogliano fisicamente, ma non mentalmente. Se facessero dei letti come il poligrafo, sapete cos'è il poligrafo? È la macchina verità, che in base alle variazioni elettromagnetiche dice se dici la verità o meno, no? Quindi mettete 2 nudi in quel letto, potrei crearlo io in effetti, no, c'è già, metti 2 letti di cara, io amo solo te, non è vero, sei la donna più bella che abbia mai visto, c'è la lancetta, traduzione, sei l'unica che stasera si fa scopare da me. E lei fa, sei veramente un grande uomo, traduzione, se trovo di meglio ti scarto. Allora,
tipo tiro, no? Cioè ti scarica. Allora, ripetiamo senza separare. Il mio corpo può dare e ricevere piacere. La mia mente può dare e ricevere piacere. Allora, funziona solo se le due cose sono in armonia. Quindi la maggior parte dei rapporti sessuali sono dimezzati, perché o abbiamo l'amore intellettuale platonico, oppure terra terra senza la mente, no? Quindi bisogna, nel secondo chakra, i liquidi, le emozioni, riconciliare il corpo e la mente. Siccome potrebbe capitarvi di avere rapporti sessuali, ieri sera non mi chiesto, ma che è un bisogno? No, ci siete che non è mica morto. I bisogni sono l'acqua, l'ossigeno, no? Il sonno, il mangiare, che dopo un po' muori. Quello si chiama bisogno, necessità fisiologica. Quando, se volete avere rapporti sessuali con una persona che vi piace, appena è nuda, fa spogliati del tutto. Quello fa. No, quello dire spoglia anche la mente. È quello lì, o quello. E come si fa? Ecco la frase. Ripetete con me. Arte di vivere, arte di amare. Creiamo, creiamo insieme, insieme dei momenti, momenti meravigliosi, meravigliosi da ricordare, amore. Punto! No, punto è importante. Punto! E molti mettono virgola, che virgola? Punto! Oltre alla punteggiatura. C'è un posto libero lì? Sono due posti liberi qui, se volete. No, se volete. C'è qui di piacere. Trasporti internazionali, prego. Terzo chakra è il famoso chakra del fuoco. Plesso solare, solare, perché se uno gli si abbassa la temperatura nel terzo chakra non digerisce più niente. Qui c'è fuoco, energia e trasformazione. Quindi è il potere, si chiama autostima, che in italiano molti pensate che autostima è che a uno gli fai della macchina te la valuta, no? Uno gli fa vedere la macchina, fa quanto me la stimi, ma 5-6.000 euro, e molti pensano che quella è l'autostima. Molti confondono l'autorimessa con l'autolavaggio e l'autostima. Auto vuol dire io, self. Infatti è self-realization, in italiano non traducete la con autorealizzazione, se no vi porto un meccanico. È realizzazione spirituale. Quali sono le affermazioni positive? Sono queste. Vedete con me. Io ho il potere di trasformare i pensieri in azioni, le emozioni in piacere, il cibo in energia, il lavoro in risultato. Poi la più bella, che non l'ho scritta nei libri, se no si spaventa, la dico solo a voce, è io ho il potere di trasformare gli errori in esperienze conoscitive. Quello che ha fatto la lampadina Edison, sapete la lampadina, no? Thomas Alva Edison, no? Un giornalista, perché poi qui in America appena c'è una cosa, conferenza stampa, dice, il giornalista gli fa, che effetto fa arrivare al successo dopo 2000 fallimenti? Edison lo guarda, fa, io non ho mai fallito, ho fatto 2000 prove. Quindi ci sono alcuni errori che bloccano qua e uno non si ripiglia più, piange tutta la vita, autocommiserazione. Nella zona che frequentavo anche Tombolini, a Brera, avevamo creato un linguaggio che funzionava solo a Brera, se ti allontanavi dalla zona di Brera, no? Alcune frasi liberatorie erano non morirmi addosso. Cioè, se vuoi morire, va dall'altra parte, no? Adesso sono ancora vivo perché...
non bisogna fermare la morte degli altri, bisogna solo chiedere, non morire, ti prego, non mi morire addosso che ho la fame. Cos'è Tombolini? Cosa è successo a uno che veniva breve? Breve era un'oasi felice, pensate che Castaneda, prima di morare qua, è stato 5 anni a Breve. Cavolo Castaneda. Ah, ma che battiamo, tutti amici, eh. Io lì ero qualcuno. Infatti andavo lì. No, io lì parlavo di vite precedenti. Anzi, io artisti che erano super quotati, dicevo io sono il più grande artista vivente, non ho bisogno di curare le nevrosi con i pennelli, gli scalpelli, io sono il capolavoro di me stesso, e dicevo tu sei il grande. Pensavo voi siete come i topi. Oh, ma perché dice queste cose? Perché voi cercate le gallerie. Nessun artista, se no avete già lì. Io mi espongo ovunque, voi sono le gallerie. Non siete artisti. Perché là c'erano tutti la fissa e trovare una galleria. Il terzo chakra comincia a girare adesso. Quindi la chiave di tutto, ripetiamo, è io il potere di trasformare i miei errori in esperienze di vita. Per quello che tu lo vedi, la Ferrari, Valentino Rossi, hanno 30 ingegneri, ma perché? Si chiama team, squadra, ma sono due, no, perché su 30 si aspettano che almeno uno scopra le, poi dopo gli altri coordinano, no? Chiaro il discorso? C'è qualcuno della Ferrari? Sono tutti più o meno a pari merito, però va avanti la squadra. Trasformare gli errori in esperienze conoscitive. Questo è il terzo chakra. Adesso arriviamo al quarto chakra, chiamato il chakra del cuore, formato da due triangoli. Quello che è fuoco ha la base larga e va verso l'alto. Vedete il fuoco, no? Parte così, c'è la fiamma così. È quello maschile, fuoco. Il femminile parte largo e scende a triangolo in basso. Certo. Chiaro? Insieme creano il chakra del cuore, l'equilibrio tra maschile e femminile. Molti maschi hanno paura delle donne perché pensano che una donna, l'acqua, gli spegne il fuoco. E gli viene questo incubo dal fatto che loro gli tira il cazzo, parliamoci chiaro, no? Entrano tipo la cillotola ed escono spompati, e quella fa, ma non dovevamo fare la per quello che molti dicono, io devo uscire, cioè il segreto invece è mettere sotto l'acqua il fuoco, così l'acqua si scalda, evapora e fa salire le emozioni al chakra su, no, poi come l'elementare che la lavagna, poi dimenticare, cioè. Quindi le donne non devono spaventare i maschi e i maschi devono scaldare le donne, così quella evapora. L'acqua ha tre stati, solido, liquido e gasoso, no? Adesso facciamo un esercizio per il quarto chakra. Ognuno prende per mano quello che gli sta vicino, a destra e a sinistra. In alcune conferenze uno mi ha detto, se lo sapevo che sarei vicino a quella là, ma che te lo sapevo, allora ripetiamo questa frase. Tra di noi c'è amore. Respiro più soft. Tra di noi c'è amore.
siccome adesso diciamo due frasi che la maggior parte delle volte uno non le dice, si può anche ridere, basta dirle, fate la prova guardando me e dite, guardate me, che piacere vederti. Ecco, la stessa frase la dite a quello di destra e a quello di sinistra, si può ridere? Gregorio, te l'ho detto bene, eh? Adesso raggiungiamo il top, fate ancora le prove con me, perché questa è una frase che uno magari non ha mai detto tutta la vita, oppure se il giorno del matrimonio o qualcosa così, cioè. Guardate me e dite, che a me mi fa anche bene sentire il top. Io ti voglio bene. Destra, sinistra, io. Chakra delle relazioni. In alcuni incontri che ho fatto, molti si sono presi per mano e sono rimasti insieme. Però, siccome c'è l'obbligo della frequenza, no? Adesso come ne usciamo? Bene, no, perché fanno? Cioè, si fa mentale. Questo è già mollato, non ce l'ho più. Alzate le braccia al cielo. Muovete tutte le 10 dita e ripetete, liberi tutti! No, ma non applaudite, la polizia è che dite Giorgio sei un bell'uomo. Cioè, se non la metto, cioè, a fare rumore sono capace tu, cioè. Niente pochi. Per la mia età. Sai quelli che sentono? C'è bambini che dicono io frequento i grandi, ma che due anni di più lo so. I grandi. Io sono stato un bambino prodigio e il prodigio è che non ho mai fatto il bambino. Io non ho fatto il bambino, non ho fatto il ragazzo. L'altro giorno mi ha scritto uno fa, io ti conosco da 45 anni, ma tu sei sempre uguale. Gli ho scritto, avevo i capelli, non come era. Non proprio qua, cioè, avevo una mini foresta, cioè. Eva, c'era Eva, sì, la conosci? Ciò, questa qui ha portato questa cornice con la foto di un suo gatto. Io l'ho preso, ho stracciato la foto, ho salvato la cornice, ho telefonato a Pippo, io lo chiamavo Pippo il tibetano, gli ha detto di a quella lì dagli una tua foto. Dopo chiama Pippo. Questo è Giorgio Cerquetti quando non aveva neanche i soldi per vestirsi. Eh? 30, interessa? 30, oh, se vuole un bacio, chi vuole farci? Sono andato dalla fuori e ho detto, grazie ai gatti ti faccio lavorare, però non ha capito la battuta. Ma una mi ha regalato la foto, c'era il gatto, ho buttato la foto, metti la mia che. Non capito, io ho detto, tu lavori grazie agli altri. Fa, ma perché? Io ho la cornice senza la foto, che fai? Ho anche una foto di Pippo con questa foto, sta davanti a questa foto qua. Infatti il museo delle cere, là. C'è Pippo il tibetano, si mette a guardare i miei video, mi ha scritto, mi ha detto, ma com'è che io capisco, Eva non capisce niente. Se ti danno una donazione, una bella foto. No, io quando sono tornato a linea la prima volta ero così, scalzo, come i carmelitani. No, loro scalzi però c'hanno i sandali, io neanche i sandali.
mi ero fatto una tunica arancione, poi ho calcolato a marzo, rientrare a marzo a Milano fa freddo, andrei dai tibetani. Dai tibetani che là fa freddo e hanno una specie di vestaglia abbottonata sia dentro qui che qua, perché più lo spifero dell'aria doppia, no? Allora vedo verde scuro, nera, rosso scuro, bianca ricamata. Dico, prendo quella, ma chi è che le usa? Questa è una ciuba da ballerino. Quindi tunica fino alle caviglie, ciuba da... e una borsa tra collo con scritto Nepal, così. A Kathmandu, che a Brera avevamo scritto con lo spray Andu Andu a Kathmandu, per fare la rima, no? Andu Andu a Kathmandu. Arrivo a Roma, perché l'aereo non arrivava a Milano. Arrivo a Roma, sono qua sulla... Mi guardano, io sorrido, loro non sorridono. Io mi avvicino e loro stanno fermi. A un punto mi fa, scusi la curiosità. Io ero partito con scarpe, calze, pantaloni, camicia, maglioncino, un giubbotto di velluto, normale. Torno marzo 1969. Scusi una curiosità, certe volte mentire è utile, io no, certe volte non serve. Scusi, ma lei suona in un complesso? Sì. Allora gli fa, te l'ho detto che era lui, sa come? Io no? Io non ho avuto il coraggio di chiedere, ma che complesso è? Complesso il tuo, ma che complesso è? Lui ha detto, te l'ho detto che era lui, ma perché io conoscevo gli Osanna, le Orme, che hanno tarocca, cioè. Quindi io... Ogni donna mi sono chiesto, chissà in quale complesso mi aveva messo. Prendo il Roma-Milano, a marzo 69, su Roma-Milano, aereo, viaggiavano solo, camicia giacca cavata, valigetta. Arrivo io, sono uscito da Neurodelirio. Sì. Mi porta il menù, fa sono vegetariano. Ah, ma non abbiamo niente per i malati. Ma io non so. Non sono malato, ma poi ho due banane e una mela. Seguendo la filosofia, meglio che due schiaffi, da me sta parlando. Scendo, si avvicinano due coi cani antidroga, mi annusano, i cani fanno no, non è lui. Mio padre aveva comprato una macchina, una Giulia nuova, una Giulia super che andava a cercare allora. Mia madre aveva comprato una pelliccia di visone, i coniugi Cerquetti. Erano venuti a prendere il figlio. Dopo sei mesi tornava da lì. Mio padre, cappello per una volta, no? Di qua a Capone, non sai quale cosa, la sciarpa. Non sapeva neanche perché era andato in India. Mia madre era convinto che la prima volta in India si va dopo la maturità, poi uno cresce e si matura. Loro mi regalavano il biglietto che costava 400.000 lire, la 500 costava 500.000 lire. Un manager a Milano prendeva 200.000 lire al mese nel 68, no? Viaggiamo sulle ricche. La scena è questa, mio padre aveva, non so se qualcuno di voi ha più di 60 anni, macchine fotografiche, quelle che devi cambiare la lampadina, che butta, cieca, vedi la Madonna, l'urbe, tutti i minuti, e poi devi cambiare subito, mentre ti ricordi, proprio lì, quelle, che se tocchi la lampadina ti pigli una di quelle, sto cieco, 2000 gradi, una roba, certo. Siccome non era facile, mia madre l'ha rimproverato.
mi hanno detto dopo, mica subito, perché dopo qualche giorno mi ha detto, sai che al povero Ugo gli ho detto non sprecare le foto con la gente che non sappiamo neanche chi è. Aspetta Giorgio, no? Cioè Ugo le ha prese dalla mia visione e da mia madre, c'è stato? Io quando ho sorriso ha detto la macchina è fuori adesso, sono salito dietro Forlanini, no? Abitavo lì in centro, no? Mia madre dopo 5-10 minuti, mio padre guidava tipo col pilota automatico, mia madre si gira e fa, Giorgio caro, che intenzioni hai? Buone. Ah. Entriamo in questo palazzo napoleonico dove abitavamo, c'era il portiere che si chiamava dell'SS, tutte le cose dorate, il portinaio di una volta a Milano mi vede, abbozza tutto e va, buongiorno signor Giorgio. Mia madre entra facendo finta di niente. Entro in casa, metto un paio di pantofole, mi misuro un paio di scarpe e non mi vanno più. Sono passato dopo 6 mesi scalzo dal 42 al 42 e mezzo. Allora gli ho detto mamma compriamo 43 straight, cioè. Dopo una settimana dico a mia madre, dov'è il libretto universitario? E dove l'hai lasciato nel cassetto? Che intenzione hai? Buono. Dove vai? All'università. A fare gli esami. Quale? Non lo so. Vedo cosa c'era al momento. Arrivo all'università. Trovo i miei amici che tra ottobre e marzo hanno fatto un gruppo di studio, ti ricordi allora c'era il gruppo di studio, sulle biblioteche di periferia e avevano preparato un fascicolo di 50 pagine e ogni tre quarti d'ora c'era o un singolo o un gruppo. Io ho detto ma posso entrare nel gruppo? Certo, entro nel gruppo. Siccome erano le 9:30, però di mezzogiorno e mezzo avevo già letto il fascicolo, lo sapevo a memoria. Siccome li vedevo un po' incerti, ho detto, volete che faccio il capogruppo? Sì. Quindi state là in 5, ho parlato solo io, gli altri facevano così. Alla fine il professore Antonielli ha detto, ti va bene un 30? Io ho detto, mi va? Ci va. No, vi va bene 30? Sì. Torno a casa, mia madre mi aspettava dalla finestra, mi vede, Giorgio com'è andata bene? Sai, non è che potevo dare il primo piano, è 30. Torno a casa e mi fa, quanto hai preso? 30, come hai fatto? Lo yoga. Yoga City. E ho avuto tutta la merda del 30. Però vi dico una cosa, no? Anni dopo Antonielli è morto, tramite un'amica in comune andai a trovare la moglie che mi raccontò che lui ha scritto 2 libri sull'India, mi ha fatto vedere, uno c'era Ganesh, però è stato 5 anni durante la guerra prigioniero in India e si era messo a studiare, lui professore di letteratura italiana, la filosofia indiana. Quindi il caso? Il caso? Però noi esistiamo. Per il mantra per il quinto chakra sono affermazioni positive e mantra. E mantra. Le affermazioni positive si dividono in 2 fasi. Ripetete com'è, emisfero sinistro, io voglio, emisfero destro, io merito. Quindi la base qual è? Ripetete com'è, io voglio stare bene. Lo
sulla frase io voglio stare bene, c'è anche gente che lo va a dire, ma dimenticano l'altro emisfero, quello che in realtà ti guarisce o ti fa malare. Quindi ripetiamo, io voglio stare bene, io merito. Oh, ma sai che c'è gente che se sente che dici io merito ti danno addosso. Provate al bar, non questo, ma fai questo. Date in un bar un caffè, poi dite io merito di stare bene, poi mentre bevi il caffè, no, devi dire io voglio stare bene, barista. Prova a dire io merito di stare bene, se è simpatico ti regala il caffè. È già successo, se non fa, è comodo, eh. Allora voi dovete dire, ripete con me, comodissimo! Ma perché lo scegliere? Comodissimo. Chiudiamo con questa bella frase. Io la persona giusta, io metto contrario. Adesso senza A, guardate in giro, se non le trovate qua c'è la reincarnazione. Cioè. Domani mattina alle 9.45, per chi non ha lasciato il corpo, continua a sentire. Ma molti mi hanno detto, no, YouTube, Giorgio Alberto Vino, ciao. Uno comodamente da casa sua può guardare tutti i video, riguardarli. No, uno si mette a nudo, guarda un mio video, io mi scandalizzo mica. No? Milano, 1976, estate, Parco Labbro, terzo e ultimo festival di Renudo, di cui sono stato uno dei cofondatori. Allora gli dico a Valcarenghi, tu fai la zona A, c'era il palco, c'erano tutti il patiato, il banco, PFM, aria, e suonavano gratis, musica al popolo. C'era collinetta, io nell'altra zona, fatto zona B, flower power, tutta gente che andava in India, voleva andare in India, yoga, massaggi, mantra, tira, no. A un certo punto 100.000 persone, il festival dura una settimana, c'era la Rai, Corriere della Sera, avevano fatto lo gazebo, pandal, tende, una cosa proprio opposta di quella che c'era nell'altra zona, no? A un certo punto arriva il temporale estivo e ricordate una cosa, se siete all'aperto e arriva un temporale estivo c'è solo un modo per non bagnare i vestiti, togliersi. Allora su 100.000 3-4.000 si tolgono i vestiti, li piegano e li mettono sotto le tende, gazebo e cominciano a ballare nudi, perché uno ha detto sai come è tipo il film, facciamo la danza della pioggia, che non so che danza è, proprio ti sai chiedere. L'Osservatore Romano scrisse un articolo contro di me, ma io poi degli amici da riti pagani alla periferia di Milano. Ministro degli Interni Cossiga, intervista al Corriere della Sera, disse prima di Pelù, Giovanotti, disse quella frase, mai più. Allora c'è una foto, io con i capelli lunghi, a torso nudo, c'ho delle foto dove dico con quel look di prima, ho parlato a 100.000 persone, ho detto stiamo bene, perché questa è l'ultima volta che ci fanno fare una cosa del genere. Però almeno l'abbiamo fatta, no? La gumma mela made in Italy. Cossiga, mai più. Ma riti pagani alla periferia di Milano, te. Ve dico un'altra? Lambrate, Lambro, Parco Lambro, quartiere Lambrate,
c'era un supermercato. Lì c'erano 100.000 ragazzi, qualcuno era venuto da Sibari, là, dalla Calabria, da Napoli, autostop, dormivano sacca pera, una coperta, un accampamento mai visto in Italia. A un certo punto la fame cresce, la sete cresce, 7.000 fanno 500 metri, entrano al supermercato e fanno l'esproprio proletario, cioè riempiono tutti i carrelli di tutto, escono con i dipendenti che applaudivano. Portato tutto là. Volete sapere qual è stata la risposta? Mai più. Ho 42 anni, sono ancora vivo, no? Gregorio, fammi chiudere, vieni qua, Gregorio. Io sono sempre stato un grande ammiratore di Gregorio, ma sempre lui, io sono trovato la linea, Piero Giugia. Adri, dov'è? Adriana c'è, eh? No, senza Munia. Adri, vieni qua Adri, io gli ho promesso un regalo a questo qua. Vero, stai calmo. Non devi ricordare nulla. Adri, c'è a casa tua una foto dove siamo io, ta tata e Leduria. Dovresti prendere quella foto e darla a lui. No, domani. Abbraccio, mica c'ha la lei, questo sarà del tuo carro. Scusa. Ma lui mi ha scritto, io ho iniziato con te e sono arrivato a patata. Io ho detto, c'è la foto. C'è la foto. Me l'ha detto. Mi hai fatto un'intervista su Renuto. Questa per comandata? Allora, quella che ha organizzato mi invita là, arriviamo là, io, c'era Paolo Avaro, dove è Paolo? C'era Paolo, c'era Vettulia, c'era Alessandro. Arriviamo là. Ci sediamo a mangiare, c'è 500 persone, una si siede e fa, che domande vuoi fare a ta tata? E ma te cosa ti interessa? Io traduco in cosa? In inglese, io parlo inglese. Andiamo lì, è stata un'ora, poi gli ho detto, sono andato via per questo, c'è 500 persone. E lui alla fine mi fa, facciamo una foto ricordo, ma dammi un consiglio, te lo do io, stai attento ai discepoli, al Cristo. Esco, sto per andare via, quella tipo sai, gli avvoltoi, si avvicina e fa, non è giusto, ma che vuoi? Lei era nella stanza di tatata, ha sentito, fa sei stato lì un'ora, hai parlato sempre tu, beh no? Io ho parlato 50 minuti su 60, 10 minuti diceva yes, good, mi ascolta bene, poi chiamo l'organizzatrice e dico scusa ma questa chi l'ha mandata? Il karma, no? Per cui io sono in ottimi rapporti con Tadata, no? con lui, ma però mi ha fatto nuda come segnalibro, no? Quest'anno non lo scambio. Quindi sono molto amico suo, Gregorio, ma di quanti anni c'ha che coraggio di qualcuno a vivere un mese più, no? Quanti? Com'è? Quanti? Quanti anni ho? Ne ho fatti una settimana fa 60. Allora, lo capisco, perché mi sono una faccia a te. Io proprio con la canzone, capito, che questa costretta a una violenza carnale, preferisce lui a me, io faccio. No, ma io non ci avevo neanche pensato, eh. Mando lui per queste operazioni sotto copertura. Lui è un grande mimo. Ma tu l'ho visto io. Ah sì. Fa un 3 minuti for you. No. Chiudere, vecchia.
è rimasto intrappolato, adesso ti salvo. Ah, infatti il povero l'applauso, lui sembra che è crollato il soffitto. Quinto chakra, caro Gregorio, sei bello, attraente, sei stupenda. Questa non l'avete detto davvero, molto... Poi io ho 60 anni e ne vostra 59. No, allora ditelo meglio, dai, caro Gregorio, sei affascinante. Andiamo di Pacini, che anche lui li merita, Pacini e Gregorio. Mimo, ma no, fammi una capire, Pacini? Ivana, vieni un attimo, vieni un attimo. Io, ascolta, no? Questa è una mia cara amica, che oltre che fa la stilista, quella che non so, ha anche dei film, ha fatto anche dei film. Senti, ma non potete metterla in qualche film questo? Ci starebbe, eh? Io faccio la comparsa, entro e ascolto. E ha fatto dei film. Come triste, no, la regista è la sorella di Sgarbi, Elisabetta. Lei 10 anni, no, di più di 10 anni, insomma, mi disse una frase, non la ricordo bene, ha detto: Giorgio, ti amo, e tu, io e te siamo una coppia perfetta, io so come faremo ad amarci tutta la vita senza litigare. Lei fa: come? Non viviamo insieme. Da allora, fa pure attrice. Dopo, dagli il numero di telefono, perché metti che deve fare una scena di un pazzo così tanto. Io così non ho fatto il militare, contrariamente. Hai fatto il mimo, hai fatto il frosso. Stai parlando con un ufficiale, stai calmo. Ma cosa hai detto tu ai cadetti ufficiali? Siamo rimasti con questa bella storia, ma che cosa hai detto davanti col cardinale accanto ai cadetti ufficiali di yoga? Perché poi hai interrotto. No, ho fatto una conferenza in 4 ore. Che te... Io ho spiegato. La sintesi è che noi, ripetiamo, ognuno di noi, con pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni, crea la sua realtà. Se dormite qui, buonanotte, se mangiate qui, buon appetito. Chi vuole abbracciare lei, 10 euro a ora, scusate. Abbracciare lei? A questo che no? Una delle prove di resistenza di Dio. Bene, tu, finisce. Alla crisi, c'è chi vuole abbracciare Gregorio. Abbraccia Gregorio, veramente. Ma questa c'ha bisogno. Oh, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.